Ringrazio il nostro Presidente, Ingegnere Boschetto, e ringrazio tutti i presenti dal vivo e dal remoto. 2 anni fa, più o meno, l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, insieme al Collegio Ingegneri di Venezia, aveva costituito e ha costituito, ora operante, il gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di redigere position paper, cioè un documento di analisi e di proposte degli ingegneri veneziani sul tema dei cambiamenti climatici e su come promuoverne il contenimento. Fu un obiettivo, lo è tuttora, che forse potrebbe anche apparire velleitario, perché le azioni da porre in essere riguardano certamente la scala planetaria, e quindi quello che può fare anche un solo paese, quale può essere l'Italia, è ben poca cosa. In realtà a me pare non sia così. Ciascun individuo può nel suo piccolo fare qualcosa, a partire proprio dalle azioni quotidiane, e così via, incrementando la scala, ciascun comune, ciascuna provincia, ciascuna regione, ciascuno Stato può fare qualcosa per contrastare questo preoccupante fenomeno, i cui effetti si vedono crescere di anno in anno. Qui a Venezia siamo particolarmente sensibili al tema, perché i cambiamenti climatici stanno incrementando pericolosamente il numero e i livelli delle acque alte che interessano la nostra città capoluogo da decenni, da secoli si può dire, ma l'incremento è tipico di questi ultimi tempi. Gli esperti ci hanno mostrato più volte questi incrementi appunto nel corso di vari seminari e convegni. Il pericolo gravissimo, qualcuno potrebbe dire la certezza, è che Venezia venga sommersa dall'acqua. È un pericolo che, se non si può del tutto scongiurare, almeno si deve contrastare. Venezia è un gioiello di cultura e di arte che non si può assolutamente perdere senza combattere. Quel documento redatto dal nostro gruppo di lavoro un paio di anni fa è stato redatto ed è stato poi condiviso dal Consiglio dell'Ordine di Venezia e quindi presentato in un convegno pubblico a Venezia, naturalmente, nella cornice della scuola di San Rocco, in una calda giornata, era il 23 luglio del 2020. Adesso siamo qui e siamo sicuramente saliti di livello del documento e del tema e dell'argomento, se ne è fatta propria e l'ha condivisa la Federazione degli Ingegneri del Veneto, che ha istituito un proprio gruppo di lavoro sullo stesso argomento, condividendo l'obiettivo che inizialmente era quello dell'Ordine di Venezia e lo propone oggi qui in questo convegno. L'intendimento evidente è quello di presentare e di dialogare con il livello istituzionale regionale le iniziative possibili secondo la visione degli ingegneri veneti. E quindi fa particolarmente piacere l'intervento che prima ha letto il nostro presidente regionale del governatore del Veneto, Luca Zaia. Non mi resta che ringraziare i colleghi Marino Mazzon, che è qui presente in aula, che poi presenterà il documento, e Sandro Boato dell'Ordine del Collegio di Venezia, che hanno animato il lavoro del gruppo FOIL. Ringrazio l'ingegnere Boschetto, che ha fatto proprio l'obiettivo e ha promosso, organizzato e realizzato questa odierna iniziativa. E pongo il tema all'attenzione, e lo ringrazio particolarmente per essere qui, il nostro presidente nazionale Armando Zambrano, che so essere sensibile all'argomento, e questo fatto è testimoniato dalla sua presenza qui oggi. Ringrazio e saluto anche i partecipanti alla tavola rotonda, tra cui il dottor Luca Marchesi, il responsabile dell'area tutela e sicurezza del territorio della regione, che è la persona, il dirigente con il quale
saremmo a dialogare sul tema che oggi esponiamo e lo ascolteremo con piacere poi all'interno della tavola rotonda. E saluto quindi tutti i partecipanti presenti in sala e da remoto. Grazie.